La presento, Fiorella Mannoia, a Radio MPA. Buonasera, Fiorella. Buonasera, ciao a tutti, grazie per questo invito. Un calorosissimo saluto da tutti i componenti del gruppo Lo Sai. Nella tua canzone dici che non hai paura e quindi vorremmo magari dalla tua viva voce un pensiero sul cosiddetto signoraggio bancario. Beh, guarda, questa è un'annosa questione di cui tutti parlano ma che nessuno vuole affrontare. In realtà è forse il problema più grande che abbiamo. Dovrebbero dare delle risposte quelli che sanno più di me sicuramente, quelli che sono più preparati, ma mi pare che è un argomento che poi alla fine tutti eludono, ne parlano un po' e poi tutti si ritirano. Ma in realtà io penso che l'informazione sia la base della nostra vita, no? Ognuno deve fare il proprio dovere, ognuno deve fare quel che può per divulgare le notizie. Internet è una grande opportunità. Io dico sempre che internet è come il cervello umano, viene usato solo il 2% delle sue possibilità. La maggior parte della gente lo usa per cose divertenti, che per carità va bene anche quello, ma insomma usiamolo anche per la grande potenzialità di far veicolare le notizie. Fiorella, noi questa sera abbiamo deciso di farci passare questo termine, tra virgolette, di blindarti, di adottarti. Noi come gruppo Lo Sai, perché entrerai a far parte di questa grossa famiglia che ogni mercoledì si riunisce grazie al canale Radio MPA. Però una cosa che ti volevo chiedere, io non ho paura, ti ripeto la domanda. Fai bene, di che cosa non hai paura? Al di là dei... Questo è un grido di speranza più che altro, perché le paure le abbiamo e come, ce ne sono tante, ne abbiamo di ben donde di aver paura, ma dobbiamo assolutamente cercare di farci coraggio e di cancellarle, di scacciarle le paure, perché la paura è una grande truffa. Cioè, nel senso che io mi ricordo uno spettacolo bellissimo di Albanese in cui interpretava il ministro della paura. In realtà non fanno altro che inculcarci paura di ogni tipo per tenerci sotto controllo. Più le persone hanno paura e più sono portate a dividersi tra di loro, ed è questo è il famoso metodo che tutti hanno usato nel tempo del dividi e impera, no? Più siamo divisi, più abbiamo paure, più abbiamo paura l'un l'altro, più ci chiudiamo in casa, più siamo terrorizzati da ogni cosa che ci viene raccontata, e più loro, i potenti, quelli che ci governano, quelli che comandano, hanno gioco facile. Per cui bisogna, per carità, cercare di gridarlo più forte possibile, di non aver paura.